Su di un basamento di roccia ai piedi dei monti Sabini, in un territorio dalla natura incontaminata di colline e uliveti, di laghi e castelli, sorge Monte Nero Sabino. Ci troviamo nel cuore della Sabina, antichissima regione storico-geografica, teatro dei momenti aurorali della nostra identità italica. Il passato remotissimo di questi luoghi, dalle indicazioni geografiche ancora incerte e turisticamente poco conosciute, rimanda, secondo le fonti latine, alla stirpe divina di Semo Sancus, padre di Sabus, eroe cosiddetto eponimo perché ha dato il suo nome al fiero popolo dei Sabini. Abbiamo definito la Sabina un territorio incerto, vago. Il motivo risiede nel fatto che la Sabina invade le porzioni di ben tre regioni, Lazio, Umbria e Abruzzo. Ma chi erano i Sabini? Prima rivali e poi alleati di Roma, anzi integrati nell'etnos romano, i Sabini erano popolazioni di origine umbro-sabellica stanziate prevalentemente nel Lazio orientale, nella regione del Cicolano e distribuite lungo la fascia appenninica che sconfinava nel fiume Aternus e nella città di Amiterno. Se è vero come è vero che la Sabina è una regione misteriosa e poco esplorata, il borgo di Monte Nero non è da meno. Già il nome, Mons Nigrus, altre volte Montenirium, col suo tenebroso riferimento ad un colore sottrattivo e senza tinta, si spiega, secondo alcuni, per la fitta coltre boscosa che avvolge il paese. Secondo altri, invece, il nero è quello della pietra focaia, che proprio nelle viscere della montagna trova la sua prolifera geologica matrice. Tralasciando i Sabini, la storia di Monte Nero inizia nel Medioevo, a partire da un semplice castello. Ci troviamo in un momento storico caratterizzato dal susseguirsi di terribili invasioni e le popolazioni, per mettersi in salvo, iniziarono a cercare protezione nelle rocche e nelle fortezze. Nel tempo i castelli fortificati arrivarono ad inglobare l'intero centro abitato. La formazione di Monte Nero rientra appieno in questo graduale processo di autofortificazione dello spazio urbano. La caratteristica più evidente del borgo è senza dubbio la particolare struttura dello schema urbano a rigorosa spina di pesce. Un doppio filare di case scorre parallelo, interrotto da stretti vicoli ciechi chiusi ai lati dalle mura di cinta e attraversato da un'arteria centrale che collega le due estremità del borgo, la parte bassa, ovvero la chiesa di San Cataldo, e la parte alta, la mole del castello Orsini. Primi proprietari del castello furono difatti i Lavi e gli Orsini, considerati dalle cronache i salvatori di Monte Nero, perché con le armi della diplomazia sottrassero il castello alla distruzione voluta da uno dei papi più controversi della storia della Chiesa, Alessandro VI Borgia. Un episodio che rientra nel logorante conflitto per il potere tra il papato e il baronato romano. Ci troviamo alla fine del mese mariano e qui a Monte Nero Sabino, il 31 maggio, ha luogo la tradizionale festa della Madonna della Maternità. La solennità è famosa in tutta la Sabina. La sera della festa, l'immagine della Madonna, una statua lignea del 400, viene portata in spalla da 12 persone all'interno di un baldacchino di colonne d'oro. La sacra immagine è seguita da una lunghissima processione di fedeli armati di fiaccole e capeggiata dai membri dell'antica confraternita in camice bianco. Si dice, non senza una punta di orgoglio, che la processione sia la più lunga d'Italia, raggiungendo il 1,5 km di lunghezza.
come raggiungere Montenero Sabino. Si prende la strada statale 4 Salaria e poi la strada regionale 314 Licinese e si arriva a Montenero.